Per iniziare la chiacchierata con il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, che saluto, ben ritrovato Di Maio, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, buongiorno. È un furbacchione, come dice l'ascoltatore, è stato un furbacchione anche per lei, Tsipras, che è lei che ne ha preso le distanze, lei era in piazza Sintagma a festeggiare questo bagno di democrazia e poi dice adesso l'ha tradita questa democrazia che è Tsipras. Sicuramente, e non credo che la visione sia così complottista come diceva il cittadino intervenuto prima, semplicemente lì ci sono due visioni probabilmente nel governo e nella maggioranza del governo Tsipras. Una era quella di Varoufakis, che era di cercare di stringere l'accordo più conveniente possibile per i greci, e invece io quella che ho visto di Tsipras ieri è stata una resa totale, incondizionata. Ma al di là di questo, a me quello che preoccupa è che queste sono misure che saranno imposte ai cittadini greci dello stesso tenore delle misure che fino ad ora sono state adottate in Grecia e hanno fatto perdere il 25% del PIL. Io penso che noi cittadini italiani dovremmo consigliare ai cittadini greci, per esempio, di stare attenti ad una legge che aumenta l'età pensionabile come la Fornero, visto che adesso in Grecia nasceranno gli esodati, sicuramente. Però la Fornero a 67 anni è una cosa... Come in Grecia, beh, lo vado a dire all'operaio edile che in Italia a 67 anni sta ancora sulle impalcature a 40 gradi di questi giorni, se è una cosa buona o no. E allo stesso modo la cosa che più mi inquieta è questo fondo di garanzia. Sì. Non so se si è capito bene, ma noi sappiamo che nel diritto internazionale uno Stato è sovrano perché i suoi beni non sono pignorabili. Per intenderci, in Italia, per venirsi a prendere il Colosseo o Finmeccanica, o glielo dobbiamo vendere noi ad un altro paese o devono venire con i carri armati. Ma invece qui devono mettere 50 miliardi a garanzia, non so, porti, aeroporti, per un paese, asset. È un paese di 11 milioni di cittadini, 50 miliardi di beni, stiamo parlando anche delle società che gestiscono il Partenone, stiamo parlando dei porti. Cioè lei dice che cosa? Che l'Europa ha strozzato la Grecia? Guardi, hanno inventato l'Equitalia europea, per la prima volta nella storia, per questo ce l'ho con Tsipras, hanno trovato il modo per espropriare un paese dei propri beni. Io poi ho studiato un po' il meccanismo di questo fondo di garanzia, cioè metteranno in questo fondo 50 miliardi di beni, quindi porti, aeroporti, sì. Di questi 50 miliardi, 25 miliardi dovranno andare alle banche, 12 miliardi dovranno andare nella riduzione del debito, quindi alle banche europee, e solo 12 miliardi poi dovranno servire per interventi sulle imprese, che sono quasi tutte delle banche, perché sono fallite quasi tutte in Grecia. La cosa che a me spaventa è questa qui, cioè si è messa in discussione la sovranità di un paese, è come se mettessimo a garanzia il Colosseo in Italia, e questo mi spaventa. Ma quindi perché dice, perché secondo lei Tsipras l'ha fatto? Cioè che avrebbe che lei sia rimasto deluso da Tsipras, questo è abbastanza guardi, chiaro. Che doveva fare? La delusione di Tsipras e Varoufakis all'inizio avevano parlato a quei tavoli europei di un altro piano, che era quello della legge anticorruzione. La Grecia è il paese più corrotto d'Europa, di una legge in Italia. L'assenza di una seria lotta alla corruzione ha assorbito 17 punti di PIL dal 2002 al 2014. Qui la domanda che ci dobbiamo fare è: vogliamo continuare ad aumentare le tasse alla Grecia per consentirle di ridarci i soldi? Guarda, non è che aumentare le tasse, però l'IVA era, non so, c'era l'esenzione dell'IVA per il turismo, l'esenzione per le isole, allora, le portano a una situazione di normalità, come in tutto il mondo. Non è una situazione di normalità, perché voi... nel senso, in generale, si tende a pensare che l'IVA applicata in Germania o l'IVA applicata in Spagna è la stessa che si deve applicare in Grecia, ma la Grecia ha un arcipelago di isole, alcune delle quali sono in Turchia, devono avere un regime agevolato perché i trasporti interni sono particolarmente... Infatti rimarrà, per le isole minori rimarrà, però non so, la riforma del codice civile è una cosa buona? La riforma del codice civile è una cosa buona se è una riforma del codice civile che va incontro alle imprese, se è una riforma del codice civile che favorisce gli espropri di quei poveri, per esempio commercianti, che non riescono a pagare le tasse e gli consente più velocemente di non riuscire ad opporsi agli espropri, a me no. Quindi dovremmo vedere che cosa c'è scritto. Io l'unico appello che posso fare in questo momento, perché l'ultima parola ce l'ha ancora il Parlamento greco, perché per ora Tsipras sta sottoscritto il piano, un foglio, di bloccare questo piano, mandare a casa Tsipras e almeno far decidere ai cittadini greci per le prossime elezioni. Perché così però non arrivano i soldi e tra 10 giorni devono pagare 7 miliardi, cioè allora la Grecia esce dall'euro. A me risulta che comunque i soldi non arrivino, perché l'accordo di ieri non è un accordo, nell'accordo c'è scritto chiaramente
che si dà un ultimatum alla Grecia, sì, per aumentare l'IVA, per allungare le pensioni, per mettere praticamente in garanzia tutti i beni, e con quei beni ricapitalizzeranno, sì, le banche. Però c'è un prestito ponte, entro il 20 luglio la Grecia deve dare 7 miliardi di euro. Il prestito ponte è condizionato ai 25 miliardi di beni pubblici per ricapitalizzare le banche. No, ma è chiaro, ma io seguendo... Con i beni pubblici. Sì, allora a quel punto lo fanno loro direttamente, senza dover ascoltare... No, ma certo, però Di Maio, seguendo il suo discorso, vuol dire bocciare questo piano, vuol dire che la Grecia esce dall'euro. Questa è... Quello, allora, io mi faccio questa domanda. Se le misure che hanno appena imposto alla Grecia serviranno a fine di strozzare la Grecia, così come sarà, poi magari ci risentiamo tra 6-7 mesi, sì, e capiamo in che condizioni è la Grecia, sì, a questo punto l'Europa non serve più. Io faccio presente che negli stessi giorni in cui, perché noi sappiamo che entro il 30 giugno la Grecia doveva restituire all'FMI 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale, negli stessi giorni tra Germania e Grecia e Austria si ristrutturava il debito con un taglio di 1,5 miliardi di euro, uno sconto all'Austria. Alla Grecia si è detto no, all'Austria si è detto sì. Questo allora, è vero, ieri il Sole lo raccontava, è un'Europa che fa due pesi e due misure, probabilmente, perché l'interesse in questo momento della Banca Centrale Europea e anche un po' della Germania non è quello di salvare la Grecia, è di mungerla fino all'ultima goccia, e questo non è ammissibile. Allora, per concludere, lei avesse di fronte Tsipras, immagino che l'avrebbe abbracciato la domenica del referendum, adesso che gli direbbe? Ma se fai un referendum, io gli vorrei dire solo questo, se fai un referendum i cittadini hanno più coraggio di te, abbi il coraggio almeno di portare avanti il risultato di quel referendum. Quel referendum si era espresso comunque su dei capisaldi, tutti dicevano ha fatto il referendum su una cosa che già non c'è più, un accordo che già non c'è più. Guarda caso, i termini di quell'accordo che non c'era più sono tornati nell'accordo, sì, di ieri. Anche più duri, quindi, forse. Anche più duri. I cittadini hanno detto no a quei termini dell'accordo, quindi lui doveva andare a quei tavoli e proporre quello che all'inizio lui e Varoufakis avevano portato ai tavoli: aumento della tassazione del gioco d'azzardo, ristrutturazione sicuramente della pubblica amministrazione, legge anticorruzione, legge antievasione. Troviamo i miliardi e così non strozziamo le imprese con ulteriori tasse o non aumentiamo la disoccupazione, perché ricordiamoci, l'aumento dell'età pensionabile aumenta la disoccupazione perché non consente ai giovani di entrare al mondo del lavoro. Allora, intanto stiamo a vedere le prossime 48 ore che succederà nel Parlamento greco. La ringrazio Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, è il momento del...